Buonasera a tutti. Assolutezza nell'essenza è la mostra personale di Bruno Bani qui in Statuto 13 per la prima volta, un sì. Grande piacere. Grazie. Perché parto proprio dal titolo? Perché assolutezza nell'essenza è una famosa frase di Filiberto Menna, che molti di voi conosceranno essere stato il fondatore della pittura analitica in Italia nel 1970. E con queste due parole descrive in maniera approfondita quella che è l'essenza della pittura analitica. La pittura analitica si discostava volutamente negli anni 70 da quello che erano i decorativismi e dalla figurazione, avendo anche passato comunque una sorta di come dire, crisi di identità e essendo poi approdati a una novità dal punto di vista cromatico, quindi tela, cornice, colore fondamentalmente, e un distaccamento dai concettualismi. E allora veniamo al punto dove comunque io parlo anche nel testo critico di pensare, di trovare Bruno Bani al crocevia tra la pittura analitica e quella concettuale, cioè quella che è stata postulata negli anni 60, nel 65 più o meno, da Joseph Kossuth negli Stati Uniti. Cos'è la pittura concettuale? O comunque l'arte concettuale più che la pittura, cioè l'idea di creare un'opera d'arte prima ancora di crearla è già un'opera in se stessa, quindi prima ancora di averla effettivamente creata, quindi il concetto è già un'opera d'arte. Secondo me il lavoro di Bruno è proprio lì, in quella che io chiamo l'intersezione, cioè a metà tra la pittura analitica, di cui parlavo poc'anzi, e l'idea dell'arte concettuale, perché un concetto comunque c'è. Allora, per capire meglio il tuo lavoro, io ho voluto parlare, anche per fare un discorso un po', come dire, un po' poetico a livello letterario, del concetto del filo, perché mi è piaciuto molto. Infatti tutte le opere che vedete questa sera in questo nuovo progetto milanese ci sono questi fili di ferro, fili di rame, che se avrete notato sono sempre comunque circolari, non hanno mai asperità, non hanno mai angoli acuti, quindi questo fa già comprendere comunque la morbidezza e la sinuosità del lavoro di Bruno. E l'idea del filo io l'ho voluta anche leggere come, dicevo, come un concetto etautologico, quindi rafforzativo, e anche escatologico, cioè siamo tutti sul filo del rasoio, no? Abbiamo la possibilità di andare da una parte o dall'altra, ed c'è la difficoltà oggi come oggi a stare in bilico. Siamo in una società difficile dove spesso ci è richiesto troppo a livello di prestazioni personali, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, c'è una corsa all'ambizione, al potere, al denaro, e viviamo di questa frenesia, no? Allora questi fili che sono presenti all'interno del lavoro di Bruno, ho voluto proprio leggerli come la possibilità a scegliere, no? E la possibilità a camminare su un'opera d'arte percorrendo questo filo. E la cosa che mi è piaciuta molto è l'idea di poter avere una sorta di collegamento tra il monodimensionale, il bidimensionale, che cos'è il bidimensionale? La tela, ovviamente, no? E il tridimensionale, cioè il filo che fuoriesce dall'opera. Quindi c'è un incontro-scontro tra queste due realtà, che però, appunto, come dicevo prima, Bruno coniuga in una maniera del tutto personale, perché prima di tutto è importante sapere che la formazione di Bruno è comunque di tipo fotografico. L'amore per la fotografia è basilare e lo si capisce, anche se qui siamo in una forma d'arte evidentemente non fotografica, ma lo si capisce perché comunque c'è un'attenzione al particolare, un'attenzione all'equilibrio, un'attenzione alla forma, al colore, alla composizione, e vi è un uso sapiente anche nella stesura del colore, perché comunque sono stesi in maniera assolutamente impeccabile, quindi anche la scelta proprio dei colori dice molto. Quindi trovo che questa informazione sia importante per conoscerti, per capire anche quello che è la provenienza del tuo lavoro fino ad arrivare ad oggi. Allora si cammina su quel filo che, appunto, io dicevo, dove si innalzano superfici austere e monocromatiche, perché comunque c'è un
collegamento a quello che è l'arte minimalista, quindi la scelta cromatica è comunque una scelta legata a una sorta di spesso di austerità nella scelta proprio del colore e nella stesura, e però è bello proprio questa idea delle superfici che si innalzano vicino sotto a questo filo sinuoso. Se voi osservate entrando in galleria, proprio sulla parte a sinistra, ci sono queste opere bianche con questi fili di rame. Quelle titolate La Genesi fanno un po' comprendere a fondo da dove parte tutto questo progetto, no? Perché comunque è da lì che poi si dipana tutto il concetto e la progettualità di questo lavoro. L'idea poi di giungere alle forme di satelliti, a un'idea quasi astronomica, e alle forme delle eclissi, ci permette, le vedete proprio a fianco alla Genesi, le vedete anche da questa parte, anche a fianco sulla destra di Bruno, ci sono diverse forme che ricordano comunque questa idea molto poetica, appunto, astronomica che tu vedi e che rappresenti in questo modo. Allora, riflettendo su questo, ho pensato a quanti abbinamenti sono presenti tra il tuo lavoro e quello di Fred Sandbach, che molti esperti di arte conoscono. Fred Sandbach è stato un artista appunto molto vicino al minimalismo e comunque a Donald Judd negli Stati Uniti, che sappiamo essere stato un guru in tal senso. E la cosa interessante di Sandbach è che, ma non c'è più chiaramente, non è questa la cosa interessante, evidentemente non c'è più, però la cosa interessante è che ha sperimentato lo spazio nel modo che tu in un certo senso fai, ma coniugando con il tuo piglio. Allora, Damiano Gulli, tanti anni fa, aveva scritto molto su questo artista che espose anche alla Lisson Gallery, che consiglio a tutti di approfondire perché è molto interessante, e leggendo in parte le sue parole, che poi ho voluto appunto variare in funzione al tuo lavoro, trovo che sia proprio, come dire, il modo giusto di esprimere, di raccontare quello che è il tuo lavoro presentato questa sera. A partire da questi elementi essenziali, l'artista, con rigore e coerenza, organizza, modula e disegna lo spazio. Ponendo in questione le modalità di percezione, definisce contorni, aree, superfici e geometrie illusionistici, dove il vuoto predomina, e io aggiungo a volte, perché non è sempre predominante il vuoto nel tuo lavoro, sul pieno, il volume sulla massa. Le distinzioni fra interno ed esterno si annullano. Unidimensionalità, bidimensionalità, tridimensionalità quindi si confondono. Ed è questa la cosa finale, l'epilogo se vogliamo, che ho trovato interessante. L'idea che comunque alla fine c'è quasi, dal punto di vista dell'occhio, dal punto di vista retinico, una unione tra quello che è la mono, la bidimensionale, la tridimensionalità. Si guarda l'opera. Anche le ombre che sono proiettate dal tuo lavoro fanno parte dell'opera stessa, e quindi la dice lunga sulle frasi di Gulli. Ecco, io vi ringrazio per essere stati questa sera qui, vi lascio Bruno e buona continuazione. Grazie.